In un mondo dove è sempre più complicato utilizzare determinati termini per non offendere qualche minoranza, siamo di fronte all'ennesimo cambio di regolamento di Twitch, con il ban però questa volta di tre parole ben precise. Sigla! Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis e benvenuti in questo nuovo video di Vitamina Gaming. È notizia di due giorni fa, avrei voluto portarvela ieri, ma come avete visto nel video di ieri che potete trovare qui, ho sclerato, sono impazzito. Twitch è pronta dal mese prossimo ad avere un nuovo tipo di regolamento che va molto a picchiare su tre parole chiave che, se usate, e qua ci tengo a sottolinearlo prima di andare avanti, se utilizzate in modo harassment, quindi in modo ripetitivo per andare contro qualcuno, in modo discriminante verso le azioni sessuali di qualcuno, saranno bannate e banneranno le persone che perpetrano questi comportamenti. Questo poi ci porta dietro tutta una specie di flashback che abbiamo avuto questo mese riguardo, in questo periodo riguardo a un determinato tipo di situazione anche su YouTube Italia, che poi magari riusciamo ad approfondire un pelo verso fine video. Detto questo, le parole incriminate sono tre: simp, usata tantissimo ultimamente anche tra youtuber famosi, incel, parola che non conoscevo e che ho dovuto studiare, e virgin, vergine, parola che bene o male sappiamo tutti. Partiamo da quest'ultima, quindi una persona vergine, una persona che non ha avuto ancora alcun tipo di esperienza sessuale. Questa persona, se viene identificata come tale, come ad esempio negli anime, no? Avete presente negli anime che succede spesso che almeno nelle traduzioni, ora poi non so se sono proprio letterali, ma nelle traduzioni che arrivano a noi dall'inglese, dal giapponese all'inglese, spesso e volentieri viene usato il termine you're still a virgin, you don't get it because you're a virgin, cioè viene demigrata la persona in quanto inesperta anche solo mentalmente a capire e a interpretare determinate situazioni, o comunque non in grado di apprendere appieno come funziona un rapporto magari tra due persone, perché non ha avuto esperienze di questo tipo. Benissimo, utilizzare ora questa parola in modo discriminativo verso qualcun altro potrebbe farvi bannare da Twitch. Seconda parola, incel. Ecco, questa era una parola che io, come vi ho detto prima, non conoscevo e che mi sono andato a controllare. Incel è più uno stato, nel senso è una parola celibe, detto anche celibe volontario, che è una persona che cerca di comunque avere un partner ma non ci riesce. E spesso questa persona non ci riesce e dà la colpa al suo aspetto fisico. Quindi viene identificato, viene utilizzato non soltanto per demigrare una situazione appunto sessuale inesistente dovuta appunto a un'incapacità della persona di trovare qualcun altro con cui passare i suoi avere i sentimenti e avere le sue relazioni, ma c'è anche la doppia accezione che comunque già questa persona teoricamente su se stessa reputa di non essere all'altezza perché brutta o comunque non accettata per colpa del suo fisico, del suo stato fisico. Ultima è la parola simp. Ultimamente Chad e simp si alternano, ci sono una marea di anime ultimamente che hanno tirato fuori lo status simp, tanti personaggi che noi andiamo ora a identificare come simp. Pensate un pochettino adesso a Rental Girlfriend, che ne parliamo spesso, anche con Morte Bianca e tutto. Benissimo, finché è scherzoso siamo d'accordo. Ma cosa vuole dire simp? Simp è una persona, è lo zerbino, una persona che si sottomette, tendenzialmente un maschio che si sottomette a una ragazza, generalmente, e si fa fare di tutto piuttosto che perché gli manca la spina dorsale, in modo tale da essere considerato da lei. Non è solo questo il problema, quindi comunque arrassare qualcuno dandogli di fatto del verme, perché sei una persona senza spina dorsale che insulsa, ma perché uno dice l'harassment sessuale in questi casi? Principalmente per l'acronimo Sucker Idolizing Mediocre Pussy, che significa un perdente che idolatra una ragazza per cui non vale la pena. L'utilizzo di queste tre parole, per l'appunto, ripeto, se fatto in maniera discriminatoria all'interno della chat o dallo streamer, possono portare al ban. Questo l'avevamo anche visto l'anno scorso, cioè da febbraio in verità che sta cosa gira, perché erano già sparite le emotes di simp. Cominciava piano piano Twitch, e sta ancora facendo questo processo man mano che gli vengono segnalate, a rimuovere queste emotes. Lo capisco da un certo punto di vista, perché comunque l'emote è decontestualizzato, quindi non gli si può dare un'accezione e non gli si può dare un significato inerente al contesto, è molto più difficile, mentre magari dire quella parola in un determinato contesto più goliardico, più giocoso, può essere passabile. Ora, il problema dove sta? Twitch è un'azienda privata. Come azienda privata ha tutto il diritto di poter fare quello che gli pare sulla sua piattaforma. Le persone che noi che siamo su Twitch comunque gravitiamo e sottostiamo a delle regole. I ban in passato ci sono stati, alcuni possono essere discutibili,
altri invece sono sacrosanti. Spesso però venivano utilizzate in cose percepite come molto più radicate all'interno dell'uso comune del ben social vivere, specialmente di razzismo, specialmente su omofobia, specialmente su differenza di gender, cattiveria, violenza, eccetera, eccetera. Questi tre termini vanno a collocarsi anche se nella costellazione di interpretazione da parte di terzi che vedranno, poi visioneranno nel caso la chat, visioneranno quello che ha detto lo streamer e poi bisognerà dare un giudizio su ok, si banna, non si banna, è un pochettino secondo me più difficile in questo caso qui, però ciò non toglie che più tutele si mettono da un certo punto di vista migliore dovrebbe essere la qualità, dall'altra parte più libertà si tolgono più difficile sarà avere un'esperienza, come dire, naturale. Ecco, io non sono un fan del proibizionismo, della censura delle parole. Io penso che bisognerebbe essere liberi perché mossi dal buon senso, ma mi rendo conto che per molte persone il buon senso sia una cosa fuori dal mondo e quindi servono appunto delle regole così rigide e così ferre che in alcuni casi vanno veramente a tagliare la testa al toro, come vi dicevo per le emoticon di simp. Si banna tutto, si toglie tutto in modo tale da non avere alcun tipo di problema e più che altro non avere poi polemiche, lamentele, rotture di palle. Io volevo sapere cosa ne pensavate voi di questa nuova scelta, se questi tre termini sono veramente tutti da bannare secondo voi, se solo alcuni di essi e il perché. Facciamo una bella discussione come siamo soliti fare sul mio canale. Io vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi auguro una buona serata e un trifoglio per te, uno per me e uno boh. Vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata. I'm so happy watching my mesmerized blind eyes. I'm so happy.